taglio che l'assessore di cui l'assessore Buscemi ha parlato è da 50 milioni di euro a 8 milioni di euro, il che significa che tutta l'attività legislativa è un'attività legislativa che non avrà mai copertura finanziaria. Questo significa che noi possiamo decidere di scrivere una legge sperando che i nostri figli abbiano a disposizione i soldi per poterla finanziare. E quindi tutto diventa molto autistico. Anche Questo, perché secondo te questo dipende solo dai tagli dal governo centrale o c'è no, già una no, è una scelta precisa. politica. Io guarda, io credo che banalizzando e estremizzando, se ci pensi, la politica non è nient'altro che una scelta di priorità. Quindi l'agenda politica decide quali sono i punti su cui una regione decide di puntare. Poi, per carità, in democrazia ognuno è libero, però questa cosa bisogna chiarirsela. Il leghismo ha creato degli enormi danni dal punto di vista culturale, cioè al di là dell'aspetto politico, economico, di gestione, enti locali, eccetera. In realtà il leghismo ha raccontato e continua a raccontare in Lombardia come la cultura, soprattutto quella, diciamo, più di carattere sperimentale, come una sciccheria, una debolezza che non è importante, che non conta. Però noi non siamo mai riusciti, e secondo me noi operatori culturali un po' di colpe ne abbiamo, perché non siamo mai riusciti a parlare di come la cultura in realtà sia al lavoro. Per cui quando si aprono le discussioni, ad esempio, sui posti di lavoro che riguardano questo o quel settore, nella cultura invece sembra che ci sia gente che hobbisticamente si dedica a qualcosa, e anche al lavoro di tutto l'indotto. Abbiamo una buona legge, perché la legge quadro sullo spettacolo è una buona legge. È una legge che andrebbe aggiornata, nel senso che in Lombardia oggi ci sono delle categorie di operatori culturali che non esistono dal punto di vista legislativo. Penso le residenze, residenze teatrali, residenze di danza, se ci pensi. Ma penso anche, non so, a un teatro di strada che non è mai stato regolamentato. Penso a, infatti, secondo me è ottima la riflessione di Luca Gibellini sulla questione. Ovvio, quelle sono competenze comunali, però la regione, in realtà io penso qualsiasi legislatore cosa ha lo scopo con le leggi di raccontare come un territorio. Il più bravo legislatore dovrebbe avere lo scopo anche di immaginare come potrebbe disegnarsi il territorio, però questo lasciamo perdere e ci aspettiamo almeno. Il problema vero qual è? Che o noi decidiamo di intervenire su una legge quadro, facendo in modo che tutti siano rappresentati, rappresentati nel senso che ognuno con le proprie specificità possa concorrere ai bandi pubblici, facendo in modo di esporre quelle che sono le proprie specificità. C'è una compagnia che decide di produrre e che l'attività di produzione o l'attività di formazione è importante più, ad esempio, dell'attività di giro, deve essere una compagnia che può ritrovarsi riconosciuta nelle graduatorie dei bandi, e non è un teatro stabile, non è solo una compagnia di produzione. Ha un aspetto che magari è anche commerciale e ha un aspetto che è fondamentalmente didattico, no? Allora, il motivo vero qual è? Va bene sulle recriminazioni di categoria, tenendo conto che poi gli artisti in generale hanno sempre questo aspetto di corporativismo che è abbastanza medievale, però su questo, anche qua. Ma non è pensabile diluire per ogni categoria ciò che già c'è. È pensabile cambiare, migliorare il più possibile una legge quadro esistente in modo che possa essere più, abbracciare più operatori possibili. Il vero problema qual è? Che un assessorato alla cultura ha sì un piano di gestione delle attività in essere, cioè l'anno prossimo Regione Lombardia riuscirà a malapena a pagare le convenzioni in corso, il che significa che l'anno prossimo la Regione Lombardia non ha bisogno di un assessorato. Cioè, la
L'assessorato della cultura non è nient'altro che il lavoro, per carità, nobilissimo e necessario, di funzionari e di gestione di rendicontazione, ma non c'è un disegno politico. Tant'è che la contestazione che noi facciamo e continueremo a fare, per cui martedì poi io e Pippo Civati faremo una conferenza stampa e per cui presenteremo un ordine del giorno in sessione di bilancio, è che in una regione che si è ritrovata a programmare a livello quinquennale con grande anticipo, anzi direi anche con un sospetto anticipo, la questione Expo sull'acquisizione dei terreni, la questione Expo sulla gestione degli appalti, la questione Expo sulle eventuali forniture, in realtà da qui al 2015, oppure una regione che se ci pensi presenta addirittura piani quinquennali sulla sanità, cioè già sapendo oggi, immaginando oggi, quello che fra 5 anni, quali saranno le trasformazioni che saranno in atto, sulla cultura questo non è mai esistito. Cioè i programmi della cultura, ma anche solo i programmi elettorali, questo è stato un problema un po' generalizzato, però i programmi della cultura sono quasi sempre delle indicazioni di buone intenzioni, non vengono mai declinate perfettamente. E allora a questo punto noi diciamo, bene, ma Expo è un evento culturale? Perché noi ci hanno sempre detto così. Perché una fiera delle eccellenze, tra l'altro una fiera che, tenendo conto che oggi nel 2000, nel 2015 non può essere un'esposizione mercantile perché non avrebbe senso nel momento in cui, con le nuove tecnologie. E allora l'attività di narrazione dell'esposizione, che sia spettacolare con la parola, con l'audiovisivo, con la danza, con qualsiasi forma d'arte, dovrebbe essere una componente fondamentale. E allora a questo punto l'investimento Expo è un investimento che deve avere una ricaduta economica sulla cultura. Cioè, l'assessorato al commercio deve raccontarci quanto darà allo spettacolo. Il problema vero, e che poi secondo me è stata la grande opera in cui loro sono riusciti a destrutturare completamente il mondo culturale, è stato quello di aver fatto in modo la sorta di divide et impera, per cui non c'è più la predisposizione che è quello che succede al Teatro Valle invece. Allora io penso, è possibile al posto di occupare il Teatro Valle, di riconfiscare la cultura che per fine fanno gli operatori culturali in Lombardia. Quindi senza bisogno di un luogo fisico da occupare, di occupare almeno dei bisogni e dire questi sono i nostri bisogni.